in orbita a 400 km dalla Terra, dove si fluttua senza realmente un su o un giù, e dove la geografia del cielo modifica anche quella del cuore, perché lo sguardo umano ha il privilegio di un punto di vista divino. Sono le 15 del 26 ottobre, quando Papa Francesco, in diretta dal Vaticano, sale sulla Stazione Spaziale Internazionale, un laboratorio che orbita attorno alla Terra a oltre 27.000 km all'ora e al cui interno equipaggi di astronauti si dedicano a esperimenti scientifici in condizioni di microgravità. Il 21 maggio 2011 era stato Papa Benedetto a vivere un'esperienza analoga e anche in quella occasione, tra gli uomini e le donne dello spazio, c'era lui, Paolo Nespoli, che fa da anfitrione, conversando con Francesco e traducendo le risposte dei suoi 5 colleghi, 2 russi e 3 americani, della spedizione 52 e 53. L'astronomia ci fa contemplare gli orizzonti sconfinati dell'universo e suscita in noi le domande: da dove veniamo? Dove andiamo? Chiedo a lei, dottor Nespoli, alla luce delle sue esperienze nello spazio, qual è il suo pensiero sul posto dell'uomo nell'universo? Santo Padre, questa è una domanda complessa. Io mi sento una persona tecnica, un ingegnere, mi trovo a mio agio tra le macchine, tra gli esperimenti. Mi piacerebbe tanto che persone come lei, non solo ingegneri, non solo fisici, persone come lei, teologi, filosofi, poeti, scrittori, possano venire qua nello spazio, e questo sarà sicuramente in futuro. Mi piacerebbe che venissero qua per esplorare che cosa vuol dire avere un essere umano nello spazio. Tra una citazione di Dante e un riferimento al Piccolo Principe, gli astronauti raccontano e si raccontano dell'amore come forza che genera vita, o dell'ammirazione per un nonno ingegnere che ispira nel nipote il fascino dello spazio, o della possibilità di vedere l'impossibile, come rivela l'astronauta Randy Bresnik attraverso le parole di Nespoli. Quello che vedo io qua è una prospettiva incredibile, è la possibilità di vedere la Terra un pochettino con gli occhi come li vede Dio, e vedere la bellezza e l'incredibilità di questo pianeta. In quella risposta mi è piaciuto tanto quello che voi due avete detto, no? Lei, primo, è andato alle proprie radici per spiegare questo, è andato dal nonno, e lei, che viene dall'America, è riuscito a capire che la Terra è troppo fragile, è un momento che passa, e lei è andato proprio a guardare con gli occhi di Dio. Il nonno è Dio, le radici è la nostra speranza e la nostra forza. I 25 minuti del collegamento corrono via, anche loro sembrano senza peso. C'è giusto il tempo per sottolineare che la Stazione Spaziale Internazionale è un progetto straordinario di collaborazione tra culture diverse, aspetto che Francesco coglie con entusiasmo e rispetto. Voi siete un piccolo palazzo di vetro, e la totalità è più grande della somma delle parti. E questo è l'esempio che voi ci date. Grazie tante, cari amici.